Ciao Pa, tanti auguri. Allora, questo è un compleanno speciale, quindi abbiamo deciso di farti un regalo un po' diverso. In realtà questo regalo te lo sei costruito te negli anni. Sembra, suona strano, ma è così. È un regalo che ti sei costruito tu, è un regalo che raccoglie parole sincere, pensieri sinceri di alcune delle tante persone che hai conosciuto nel tuo percorso fino ad oggi. Quindi noi che abbiamo già visto questo video, veramente siamo ancora più orgogliosi di te. A volte sentire anche le parole di altre persone ci apre il cuore, ci rende ancora più felici. Quindi goditi questo regalo, sono sicuro che ti farà molto piacere e sii fiero di te stesso perché sei un uomo, un padre, un marito, un amico e un grande horseman. Quindi un abbraccio grande e buon regalo. Ciao pa! Maybe all I got's this beat up leather bag, and everything I own don't fill up half. But don't you worry about the way I pack, all I care about is getting back real soon. A goodbye kiss is all I need from you. I'm carrying your love with me, West Virginia down to Tennessee. I'll be moving when the good Lord speaks. Se no mi commuovo. Grazie di tutto, mi ha insegnato coi cavalli perché sei una persona che ne sa veramente tanto, sei un'enciclopedia del cavallo. E per quello che mi ha insegnato come uomo, perché io ero poco più di un ragazzo quando ho iniziato a frequentare casa tua e il tuo ranch. Niente, cosa dire? Abbiamo tantissimi ricordi che ci legano, non so, dalla prima volta che siamo andati in America insieme, che eravamo molto giovani. Inquadra per favore. Oppure il giorno del tuo matrimonio, che è stato un giorno bellissimo, un matrimonio a cavallo, che c'era il piccolo Joy, dopo sono arrivati Jay e Guy e quindi la tua bella famiglia si è allargata. Ti ringrazio di tutto e ti faccio tanti tanti auguri di buon compleanno. Adesso dammi. Ciao Henry, tanti auguri! Evviva, auguri, buon compleanno! Do anything that you wanted me to.
worth all that's lost. Just to see you smile. When you said time was all you really needed. Tanti auguri, buon 60 anni dalla piazza del Duomo di Lecce. Un bacione. Ciao Enrico, tanti auguri, feliz cumpleaños. Allora, io ho conosciuto Enrico che era un maggio del 2016. L'ho conosciuto perché attraverso De Gioia, suo figlio, sono andata a Parma a portare la bella con una cavalla difficile. E le prime parole che mi ha detto Enrico quando l'ho visto, mi ha detto: a me parlami solo dei cavalli, non parlarmi di politica né delle religioni perché non intendo. Parlami dei cavalli e ti risponderò. Questo mi è rimasto impresso e penso che è un uomo straordinario. È molto stretto, però penso si deve essere così per andare avanti con la struttura che lui ha. Comunque ti voglio bene Enrico e tanti tanti auguri. Un bacio. Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. 'Cause there's a million things to be, you know that there are. And if you want to live high, live high. And if you want to live low, live low. 'Cause there's a million ways to go, you know that there are. Ciao Enrico, compi 60 anni, mamma mia. Mi ricordo quando ci siamo conosciuti, Ci siamo conosciuti che stavi cambiando la ruota a una carriola, c'era una carriola con una ruota per terra. Ero un bambinetto, eppure tu e la Lorella mi avete accolto in casa vostra. Per me è stato un privilegio starti vicino, imparare tutto quello che c'era da imparare in quel momento. E la mia memoria va indietro, ho visto altri video di ragazzi che veramente ti sono riconoscenti e questo non fa che avvalorare la tesi che sei un uomo speciale, per quello ti voglio ancora ringraziare. Ti ricordo quando sono venuto io si chiamava El Ranch, si viveva più alla John Way, a non perdere ore di luce, era affascinante, sì, era affascinante, molto bello. Ti ricordi quando abbiamo recintato tutta la collina con una mazza da 5 kg? Altro che palestra. Palestra, che deve fare la palestra? Mi hai insegnato a sopportare i momenti duri, mi hai insegnato l'onestà, a essere ragionevole di testa. E questo lo porterò sempre con me. Sono stato un privilegiato, forse il primo. Cosa ci conosciamo ormai da 30 anni? 89-90 sono venuto con le date. Poi la matematica per me è sempre stata una montagna insormontabile. Cosa ti devo dire di più? Ci rivedremo. È un po' che non ci vediamo, purtroppo, con tutti questi problemi che ci sono in giro. Penso che ringraziarti non basti. Però ti porto sempre nel cuore, sappilo. Io adesso ho 44 anni. Mamma mia. E tutto quello che ho fatto l'ho fatto anche seguendo i tuoi esempi. Sei stata una presenza sempre attiva dentro di me, anche senza accorgermi, non me ne sono neanche accorto, però ho agito in modo che mi avevi insegnato te e questo ne vado orgoglioso. A proposito, ti vedi, mi vengono in mente, ti ricordi quando mi hai tosato i capelli a me Joy con la macchinetta dei cavalli? Tosa cavalli e l'hai usato per tosarci a lui. Quando è venuta a casa la Lorella era impazzita. Sì, tante cose belle. Oppure quando andavamo col pick up a prendere la balla da fine da quella signora lì, da quei due vecchietti, fratelli. E Tignolellinco, ti ricordi? Parlavo con Tignolellinco, unica a me. No, grazie, guardi, devo andare, vado di fretta. Pendeva dalle tue labbra. Secondo me se gliele chiedevi le balle di fine gratis, te le dava anche gratis. Ma era suo fratello che voleva essere pagato. bello, sì. Io dico anche a quei ragazzi giovani che vedranno i video di seguirti, di stare molto attento a quello che dici e fai, perché sei un esempio. Ti voglio bene.
Ti auguro tutto il bene del mondo, sempre, sempre e sempre. Poi ci vediamo. Così ti vengo a dare il bacettino che mi fa sentire bene. Va bene, amico mio, ti voglio bene. Ciao. Ciao boss, buon compleanno, auguri. Per me sei una persona speciale che porto sempre nel mio cuore. Grazie ai tuoi insegnamenti, alla passione che mi hai trasmesso e al rispetto all'inizio di questa avventura, mi ha portato dove sono oggi. Quindi grazie mille di tutto quello che hai fatto per me, goditi la tua festa e buon compleanno ancora. A presto. Tantissimi auguri di buon compleanno, Enrico. Mi ricordo che una volta, quando avevo circa 14 anni, tu mi dicesti che ti sarebbe piaciuto essere un uomo nato 100 anni prima in America, in modo da far parte di quel gruppo di uomini, cowboy, che potevano ancora vivere una vita in mezzo ai cavalli, di lavoro con i cavalli e con i cavalli per sempre. In realtà io credo che non ti servisse essere nato 100 anni prima, perché credo che ormai tu ti sia reso conto che ti sei creato la vita che volevi. Devi essere felice e orgoglioso per questi tuoi 60 anni, per tutte le persone che hai aiutato a uscire da un brutto momento che stavano vivendo con i loro cavalli. Per parlarti della mia esperienza, sai benissimo che se non avessi incontrato te, il programma Parelli, ma in particolar modo i tuoi consigli, non sarei riuscita a fare della mia vita una vita in mezzo ai cavalli. È anche vero che se non avessi incontrato te non ti avrei rubato due dei cavalli più di struttura che tu dici sempre che ti ho rubato, però a parte gli scherzi è importante che ti ricordi sempre quanto importante sei stato e quanto importante sarai per tantissime persone che si trovano in difficoltà, che hanno bisogno di consigli reali, e quindi io posso soltanto ringraziarti e augurarti con tutto il cuore di passare un meraviglioso compleanno. 60 anni sono i nuovi 30. E un bacio, un abbraccio e grazie veramente di tutto quello che sei stato per me in tutti questi anni. Sleep in a bedroll of canvas, and old CMs feed on your ears. Ciao Mary, in questo viaggio senza fine di diventare un cowboy non convenzionale ho incontrato un sacco di horsemen. Tu sei fra quelli, però c'è un particolare che sei fra quelli che contano più per me. Sai che io sono un po' particolare, non è che ce ne sono molti, anche se non lo sai o non te ne sei mai accorto, ogni volta che ci siamo incontrati ho sempre portato a casa qualcosa, ho sempre imparato qualcosa, quindi hai contribuito alla mia formazione e per questo ti voglio ringraziare, voglio darti un grande grazie. Un'altra cosa è che ti faccio gli auguri. Auguri a un grande uomo, i miei migliori auguri a un grande cowboy, auguri a un grande horseman e auguri a un grande amico che tu sei per me. Quindi sai che 60 arrivano una volta sola, non è che riarrivano un'altra volta, sono i tuoi primi 60, quindi passateli bene, goditela e buon compleanno. Ciao, a presto. Tanti auguri, auguri, auguri Enrico. Enrico, di buon compleanno da tutta la virgola. Ciao, a presto. Tanti auguri, Gian, dici tanti auguri. Tanti auguri. Bella! Ciao, 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 ciao.